Gran parte del centro storico di Fano domani resterà senza energia elettrica dalle ore 8.30 alle 14.30, ma i commercianti non ci stanno. In un periodo di crisi come questo, dicono, il mercoledì è un ottimo giorno per fare affari e continua quindi la protesta degli esercenti per la decisione presa dall'Enel, annunciata 48 ore prima di staccare la corrente in un giorno di mercato. A noi ci crea tanti problemi perché un giorno come il mercoledì, che abbiamo più gente, voglio dire, con questa crisi che c'è adesso, cioè il mercoledì che ci levi la luce ci tagli le gambe, perché voglio dire è un giorno dove c'è più gente, c'è più movimento. Meglio magari un giorno come lunedì, sì, che molti esercenti sono chiusi. I negozi sono chiusi, o il giovedì mattina che magari c'è meno movimento, cioè è diversa la cosa, ma non mercoledì o un sabato, perché mercoledì è giorno di mercato, non va bene, cioè assolutamente. C'è la giornata di lavoro dopo chi ce la paga di domani. Cioè, se noi ci leviamo la luce qui dobbiamo chiudere, perché come fai? È tutto corrente. È un danno ingente perché avvisato così all'ultimo minuto e uno non se ne ha potuto neanche tanto preparare. In più una giornata come il mercoledì, giornata di mercato, che comunque un po' di gente gira, è un bel disagio, una cosa che secondo me si poteva evitare benissimo, anche prendere un giorno, un lunedì o un giovedì o un venerdì. Invece così, avvisati l'ultimo minuto, con un cartello attaccato alla porta, non è che sia proprio il massimo. È un avviso da parte di Enel Distribuzione che ieri mattina è stato attaccato in diversi vie del centro storico di Fano. Si tratta di un foglio. Il nostro servizio, la vostra collaborazione per migliorare occorre l'energia di tutti, però in realtà questa corrente elettrica viene interrotta in un giorno di mercato e quindi provoca danni ingenti a molti esercenti del centro storico. Questo foglio è stato attaccato con dei pezzi di scotch nelle insegne, nelle grondaie, nei muri. Ecco, quindi molti ne sono venuti a conoscenza oggi perché ieri è stata la giornata di chiusura per molti locali. La bilancia l'ho trovata una, quelle vecchio stampo con l'ago. E dopo, vabbè, il frigorifero bene o male, il pesce si mantiene dentro per quelle 6 o 7 ore. E la luce, facciamo senza luce, e qui praticamente hanno messo dei fogli attaccati all'albero, però non è che è passato un vigile, qualcuno, cioè senza, sì, perché se ci avvisavano un po' prima ci si organizzava un po' meglio. Quando avete saputo che l'Enel avrebbe staccato la corrente elettrica? Questa mattina quando siamo arrivati in pescheria c'erano i cartelli e abbiamo saputo che non c'è la corrente domani dalle 8:30 fino alle 2:30. Come vi siete organizzati? Quindi adesso dobbiamo cercare delle bilance con la batteria, dobbiamo trovarle se ce le danno per riuscire a pesare, perlomeno a vendere il pesce. Dopo non c'è la luce, i frighi non vanno, il congelatore non va. 6-5-6 ore non succede niente, però succede che non c'è la corrente per pesare il pesce. Poi di mercoledì che, c'è il mercato, il giorno che si lavora più di tutti insieme al sabato. C'era il lunedì, c'era il martedì, c'era il giovedì. Poi almeno avvisaci 4-5 giorni prima, andiamo da quelli delle bilance, invece oggi pomeriggio non sono tutti a disposizione. Può darsi che non troviamo neanche le bilance, vendiamo a voce. Alcuni esercenti hanno provato sin da ieri a contattare l'Enel Distribuzione al numero indicato nell'avviso, ma senza ottenere risposta o senza ricevere informazioni precise. Anche la nostra redazione oggi ha provato a contattarli e dopo diversi tentativi sono riusciti a comunicare con un operatore della zona, il quale ci ha confermato l'interruzione dell'energia elettrica. Questa è stata la risposta. Cioè non è che cambia il giorno di mercato, la vigilia di Natale, o cioè, a noi richiede, ci sono delle persone che programmano questi interventi a seconda di disposizione proprio che hanno in zona. Sa che tipo di lavori dovranno essere eseguiti a Fano? Allora, devono effettuare la sostituzione del trasformatore, devono allacciare anche una nuova fornitura. Ecco, il collettivo Alba, non so chi è. In questi casi non c'è modo di fare un reclamo per poter spostare il giorno in qualche modo? Non è possibile? Potete provarci, però direttamente, o andando direttamente all'unità di zona o facendo un fax all'azienda.